prescindere. Allora, buonasera a tutti. Allora io volevo raccontarvi una cosa, in modo tale che tutti quanti noi possiamo sapere chi è anche la candidata sindaca del Partito Democratico, la Valeria D'Alenco. Allora, parecchi sanno, e chi non sa, a pizze dritte, il Movimento 5 Stelle sta facendo una battaglia dal 2011 affinché non ci siano più discriminazioni tariffarie in materia di servizi auto e non ci siano più cittadini di serie A. È una battaglia enorme, è una battaglia contro i finanziatori delle campagne elettorali di questi signori, è una battaglia contro le grosse lobby delle assicurazioni. Abbiamo visto benissimo quello che sta accadendo. Lello. Oggi hanno beccato il ministro dell'attività produttiva, quindi non il ministro dell'agricoltura o non so, il ministro del lavoro, il ministro delle attività produttive che faceva stare con la petroliera. Questo fa. Allora, il Partito Democratico fa sembrare il 2014. Abbiamo fatto i nomi e i cognomi, hanno preso in giro le persone andando per strada e a raccogliere le firme per porre un'iniziativa di potere popolare. Ma lui, prendi le firme per l'iniziativa di potere popolare. Guardate che fuori di testa, anche se tu sei a governo, ormai ci sono più per raccogliere le firme, perché il giorno dopo quello che hai detto è legge. Quindi era una presa in giro. Cosa è successo? Noi nel 2015 non abbiamo demorto, abbiamo portato ancora avanti questa nostra idea. Quindi cosa abbiamo fatto? A luglio 2015 finalmente alla Camera dei Deputati è passata la nostra idea di RCA Compresa, tariffa R. Interessa dare ufficialità al gesto. Bene, cosa ne occupa di questa persona? Il Partito Democratico cosa ha fatto? E ha dato il tributo giornale, poi abbiamo visto anche che denuncia il sito della regione Campania, si è venuto con il suo grande vittoria. Perché sanno benissimo che nel momento in cui la votavano Napoli avrebbe entrato nel loro senso. Anziché votarla, il provvedimento l'hanno sospeso. Hanno sospeso la votazione. Sapete perché? Perché qui ci sono le elezioni. Altrimenti il popolo sapeva che ancora una volta il Partito Democratico tradisce il suo elettorato. Viene. Ciao Matteo, ciao. Massimo, no, ti volevo avvisare, se non diciamo noi. Ciao, vai. Sto praticamente sul lato destro di dove sta parlando Sergio.
Sergio, praticamente sto diciamo all'esterno qua, sono uscito dall'esterno della piazza. Tu dove stai? Che io non riesco a aprire. Ciao, vai. Fa pure il mio. Sì, sì, aggiudicato. Anche io sto, però sto verso l'esterno, hai capito? Ciao. Questo anello già lì, no, no, quello di Villa Ricca, capito che anello, no? Andiamo Massimo, ci stiamo un po' che poi ci vediamo. Ma hai visto Giorgio? Ho visto più Giorgio. L'ho intravista, però posso usare questa. Però l'ho intravista. Ma hai saputo quando sanno lì, si diciamo? Se ne sono passato. E se ne sono andati? Non lo so, lo so. Ma hai aspettato una prova. No, ma non fa.